Dopo il salvataggio dei capitani coraggiosi di Berlusconi sono arrivati gli arabi di Etihad, ma i lavoratori all'Italia sono chiamati a nuovi sacrifici. Il fallimento dell'Alitalia pubblica è stato il primo e si è concluso con il fallimento proprio della compagnia nel 2008. Dal 2009 al 2014 ha operato la compagnia dei capitani coraggiosi che aveva messo insieme Berlusconi e ora siamo all'ennesimo giro di valzer. All'Italia è in procinto di pubblicare e di rendere noto il nuovo piano, l'ennesimo piano di ristrutturazione della compagnia. Al momento circolano soltanto ipotesi non confermate dall'alto management della compagnia, ma si prevedono ulteriori tagli salariali, ulteriori tagli normativi, quindi un peggioramento nelle condizioni di lavoro, ulteriori esuberi e un pacchetto consistente di esternalizzazione delle attività, in particolare delle attività di terra, quindi il check-in, il carico e scarico bagagli e le attività di rampa. Un piano che di fatto è in assoluta continuità con i piani di destrutturazione della compagnia che hanno attraversato negli anni, negli ultimi 15 anni e che sono stati avallati dai governi precedenti. La CUB darà vita ad un presidio davanti alla sede dove si effettuerà il CDA, per poi confluire in uno sciopero indetto anche dalle altre sigle degli assistenti volo e dei piloti che si effettuerà molto probabilmente il 15 dicembre. Insomma, una mobilitazione che noi riteniamo di dover rilanciare, speriamo che la categoria intuisca qual è il problema, il ricco mercato del trasporto aereo italiano che consente profitti alle aziende, purtroppo continua a costare sacrifici, ripeto, tagli occupazionali, peggioramenti normativi e anche purtroppo una contrazione sia delle garanzie sulla sicurezza per quanto riguarda i lavoratori, sia per quanto riguarda proprio i salari veri e propri, in un settore che è altamente precarizzato, un settore che purtroppo la fa da padrone il precariato con oltre il 40% di lavoratori a tempo determinato nei settori di front line. All'Italia era un vettore globale prima che la comunità europea imponesse la liberalizzazione del settore. In Italia si è deciso di abdicare al controllo del ricco mercato del trasporto aereo italiano da parte dei governi, un mandato che in qualche maniera ci rappresentò già nel 2000 l'allora commissario ai trasporti De Palacio in Europa, che disse che in Europa sarebbero rimasti tre vettori a fare traffico, tre vettori globali, e sarebbero stati Lufthansa, British e Air France, quindi i tre vettori e le tre compagnie di bandiera dei paesi di serie A dell'Europa. Tutti gli altri vettori, diceva l'allora De Palacio, avrebbero svolto traffico ancillare. I governi che si sono succeduti non hanno mai opposto un piano invece di rilancio, un piano che consentisse all'Italia e al mercato di controllare il mercato e di controllare i flussi turistici da e per l'Italia, paradossalmente contribuendo a rilanciare l'unico settore industriale che in Italia ancora possiamo vantare di possedere, che è quello del turismo. L'ex ormai presidente del Consiglio Matteo Renzi aveva detto: allacciatevi le cinture, si decolla con la nuova Italia. Ora le riforme della Costituzione non sono decollate, ma perché all'Italia ancora stenta a decollare? Di là delle cose che ci ha raccontato anche qui il governo Renzi, che ha detto allacciatevi le cinture, si decolla con la nuova Italia, gli emiratini appena sono arrivati in Alitalia hanno messo a terra circa 10 aeromobili, quindi la vecchia flotta della compagnia pubblica ridimensionata nel momento della privatizzazione è stata ulteriormente ridimensionata con gli emiratini, che avevano annunciato l'investimento di aerei di lungo raggio ma che non sono ancora arrivati, e che invece il nuovo piano ne prevederebbe l'ulteriore messa a terra di altri 14 aeromobili di medio e corto raggio, quindi un ulteriore ridimensionamento della flotta. Che si sta puntando a trasformare quello che era un vettore globale in un vettore poco più che nazionale. Questa è la realtà, quindi una compagnia che è troppo grande per essere una low cost, ma troppo piccola
per aggredire il mercato e superare la concorrenza che purtroppo in Italia non è mai stata fermata e che non è mai stata in qualche maniera contrastata dalle autorità italiane. Quando dico questo non dico non hanno assolto al compito che li obbligava la Comunità Europea. Air France nel 2007, pur operando in un territorio che è il doppio dell'Italia, doveva battersi nei confronti di una concorrenza di 6 vettori. L'Italia, in Italia, che operava su un territorio appunto che è la metà di quello della Francia, invece doveva contrastare l'aggressione di 22 vettori che facevano concorrenza sul traffico domestico. Questo a parità di condizioni sulla liberalizzazione del mercato europeo. Questo per dire che appunto la politica ha favorito il ridimensionamento. Insomma, un settore che promette ricchezza per gli investitori e purtroppo sacrifici per i lavoratori.